800 58 8605. Questo è il numero, vediamo se l'ho detto bene. Sì, l'ho detto bene. Questo è il numero verde che l'Associazione contro gli abusi in divisa, AGAD, ha deciso di attivare insieme a una filiera di attivisti in tutta Italia, insieme a molti legali, insieme ad alcuni militanti, insieme ad alcune strutture già esistenti, insieme anche alle famiglie, anche se ACAD è uno strumento assolutamente indipendente e autonomo, nel senso che nasce per contribuire alle battaglie di giustizia e verità, soprattutto attraverso la gestione di questo numero verde, con cui da ogni parte d'Italia si potrà entrare in contatto in ogni momento con questa rete di legali e di attivisti e fare in modo che si possa intervenire subito su casi di abuso. Tutto questo ha molto a che fare con Bergamo, perché il cuore di questa operazione è in questa città. Non è un caso che siamo qui a presentarla. Però ha a che fare anche con altri pezzi di lavoro che sono stati costruiti in questi anni, a partire dall'Osservatorio contro la repressione, e quindi è strettamente legato anche alle battaglie più ampie ancora, per esempio per l'amnistia sociale, perché oltre a tutti i casi di mala polizia, a tutti i processi che già sono in corso e agli abusi che molte persone sono costrette a subire, in Italia esiste anche un altro problema, quello di 14.000 attivisti, studenti, cittadini che in qualche modo hanno dei problemi giudiziari per dei reati legati al conflitto sociale, cioè dei comportamenti di lotta che vengono pesantemente sanzionati proprio perché sono legati al conflitto sociale e alla necessità di evitare che il conflitto sociale agisca un ruolo dentro questo paese. Poi abbiamo scelto di partire da un viaggio in Italia che verrà fatto questa sera, fra un po', un viaggio nel tempo, perché partiremo dal caso più antico, tra virgolette, che conosciamo, che è il caso Aldrovandi, e poi grazie al quale tutto ciò è stato possibile, perché in qualche maniera si è tracciata una strada da quel gennaio del 2006 in cui la famiglia Aldrovandi ha deciso di far emergere la propria voce, di far emergere tutti i dubbi che erano legati all'omicidio del loro figlio Federico Aldrovandi, un caso che chiaramente non ha bisogno di essere riraccontato di nuovo. Quindi faremo questa passerella non tanto per raccontare ancora le storie, quanto per capire ciascuna vertenza che cosa si aspetta da ACAD e a che punto è del proprio iter giudiziario della propria vicenda. Sul sito di ACAD, che funziona da 48 ore, si possono trovare delle schede precise e si possono trovare anche tutte le modalità per entrare in contatto con l'associazione. L'associazione può essere sostenuta attraverso una quota annuale di 10 euro e anche attraverso la propria messa a disposizione per la gestione del numero verde, che ha bisogno di tutti quanti noi.